Benvenuti al Talk Show by Refeeds. Ragazzi, questo è un nuovo format del mio canale, ovvero inviteremo degli youtuber più o meno famosi, è indifferente, si punterà sempre al top, per fargli all'incirca 3 domande su determinati argomenti dei quali parleremo insieme. Tutto ciò dovrà durare una e una sola partita. Quindi, detto questo, se vi piace il format lasciate un bel like, iscrivetevi attivando la campanella se l'avete ancora fatto. Arriviamo a 100 like, ragazzi, e ripeto 100 like, perché il prossimo ospite debba essere spaziale. Detto questo, io direi di iniziare subito. Oggi come primo ospite abbiamo Powa, il suo canale lo trovate in descrizione. Salve signore, salve, benvenuto nel talk show. Buonasera Refeeds, buonasera ragazzi. Come stai innanzitutto? Tutto bene? Ovviamente tutto bene, lei come sta Refeeds? Ma io guardi tutto bene, sono un po' emozionato per il primo episodio del talk show, quindi spero che vada tutto molto bene. Ora io direi che... Sono un po' gasato, dai. Dai, lo so che lei è gasato signore, non me lo deve dire perché lo so già. Chi non vorrebbe essere in un video del Refizzone? Chi non vorrebbe? Allora signor Powa, intanto lei ha deciso di andare a Pantano Palpitante, io appoggio la sua proposta e andiamo tranquillamente a iniziare subito con il primo argomento di questo talk show. Io vorrei innanzitutto chiederti, o almeno iniziare a parlare con te, del perché due ragazzi come noi due, perché appunto lei ha quanti anni, signor Powa? 15, quasi 16. Ok, lei quasi ha... 16, diciamo, non diciamo 16 perché poi mi sento vecchio, quindi facciamo 15 e basta, ragazzi. Bene, allora io non dirò quasi 19 perché sennò mi sento ancora più vecchio, quindi diciamo 18. Perché due ragazzi come noi dovrebbero in questo momento storico iniziare a fare YouTube? Quindi perché lei ha deciso così dal nulla di iniziare a fare YouTube e magari di vederlo anche come un lavoro? Bella domanda. Allora, in verità io ho risposto tante volte a questa domanda, mi fa piacere ogni volta che appunto mi si porga una, non voglio dire ripetizione, una domanda del genere. E allora, in verità a me piace molto fare YouTube perché mi diverte, perché ci passo del tempo esatto, libero, ecco, esatto, lo faccio nel tempo libero, anche se tipo mi tiene incollato quasi tutto il tempo, però, esatto, che è una cosa che la gente tra l'altro non vede, ma pare anche lo youtuber anche ai nostri livelli, diciamo, comunque ti porta via tanto tanto tempo, quindi deve esserci proprio una passione di fondo veramente veramente grande secondo me. Poi vabbè, poi non so se lei ha la mia stessa mentalità signor Refeeds, che è proprio una droga per me, è come una droga, io non riesco a non fare una live per tipo più di un giorno, cioè devo fare almeno 2 live al giorno, se no non riesco a stare. Guardi, la capisco molto bene, io ho la stessa cosa, però io sono più indirizzato sui video, e questo potrebbe anche essere un altro argomento, cioè secondo lei è meglio fare video o live in questo momento storico su YouTube? Ma allora, innanzitutto gli dico che me ne sono appena fatti 2. Live secondo me è molto più interessante, molto più divertente, perché stai proprio a contatto con tutti coloro che giochi, con tutti coloro che stanno in live, con tutti coloro che... Ok, vabbè, ok. Quindi parli di più con gli specter e hai più interazione, esatto, con loro di base. Esatto, sì. Interazione, bravo, sì. Ok, intanto guardi, qua io ho un po' di bende, so che se ne hai fatti 2 le faccio i miei complimenti. Molto bravo signore. Comunque, stavamo parlando appunto, lei dice che secondo lei è meglio fare live piuttosto che dei video. È una cosa soggettiva, per altre persone potrebbe sembrare video, perché non so, i video a me non piacciono, ma non piace farli, adesso arrivo da lei, non perché non piace farli, ma perché è un po' più, diciamo, impegnativo. Okay. La mia questo ovviamente, però dico per editare, io tipo ragazzi editare, a me non piace editare i video, potrei farmi editare qualcun altro. Guardi, allora, editare i video io che ne faccio tanti, le posso garantire che sì, portano via tanto tanto tempo, però comunque allo stesso tempo sono secondo me molto, ecco, io ho la passione proprio per i video, mentre lei invece appunto preferisce le live, però sono cose molto molto buone tutte e due, e come dice lei secondo me è molto, mi viene difficile dire questa frase, però è tipo hai molta più interazione con la fan base. Madonna, questo qua da sopra, mi lasci finire il discorso signore per favore, poi possiamo fightare se vuole. Vabbè, ha atterrato anche questo qua. Vabbè, ma questi qua sono abbastanza facili. Dove scappi, uomo? Oh no, arrivo da lei. Ah, vabbè, ma non serve andare dal codice Powa. Non serve andare solo dal codice Powa. Io voglio dire una cosa a tutti i tuoi iscritti. Vai, vai. È quello più figo al mondo. Ovvio, il codice Refeeds, usatelo, mi raccomando. Azz. Lo so, è strano detto da me, però... Sì, è molto strano, è molto ambiguo, però concordo. Comunque, va bene. Allora, lei quindi fa molte live e le piace di più fare live. Secondo me, ad esempio, in questo periodo proprio su YouTube è molto difficile anche solamente farsi notare. E secondo te una persona, no, cosa deve avere per farsi notare di più su YouTube? Che comunque bisogna dire che YouTube ora come ora è una piattaforma veramente satura di contenuti. Diciamo che si può fare qualsiasi cosa che ormai qualcuno l'ha già fatto prima di te. Allora, in verità sì, per essere originale, tra virgolette, devi passare molto molto tempo magari di fronte a dei progetti che hai di fronte, adesso non so, però comunque devi passare molto tempo a pensare. Sì, sì. E anche quello lì potrebbe essere stressante, perché magari in un giorno
ti immagini 2-3 progetti massimo, non penso che qualcuno riuscirebbe a farne di più. Sì, è quasi impossibile probabilmente, anche, ma in verità anche uno, io sì. certe volte ci penso, magari ci passo pure le giornate e dico cosa potrei fare. Ragazzi, è difficilissimo, penso che sia veramente, i video sono una cosa difficile da fare, ma non più che altro a livello tecnico, roba del genere, proprio cioè a immaginarle. Esatto, esatto, perché poi alla fine, come dici tu, il difficile anche di fare un video è proprio l'idea del video, perché poi una volta che hai l'idea, a meno che non sia impossibile, riesci a metterla in atto, diciamo. Beh sì, quasi tutte le volte. Invece le live è un altro discorso. La live, sì, serve anche quello lì un progetto, però totalmente diverso. Magari puoi scrivere nel titolo scalata in arena, e alla fine magari fai anche qualche singolo, così che comunque la gente non è che lo nota, che, sì, che, sì. Che... sì, è vero. Diciamo che comunque, per rimanere poi anche sulla domanda, è proprio il punto è che bisogna essere originali, ma che punto, secondo me, ormai essere originali è praticamente impossibile su YouTube. Qua guardi un po' intanto Laboratorio della Latrina. Intanto, mamma mia, cioè da quant'è che non si vedeva Laboratorio della Latrina? È da troppo ovviamente. So che l'hanno rimesso da un po', però non sono mai andato, quello appena scoperto. No, non ti sei mai lendato a Laboratorio della Latrina, signor Poa? Allora, in verità, aspetta, in che senso? Se season 6, 5, così, quelle lì sì, però... Okay. Vabbè, dalla nuova dici di no, magari. Proprio dal nuovo capitolo, mai andato. Ah, beh, vabbè, però comunque l'importante è che prima ci andati. Comunque qua c'è un pompa blu, se lo vuoi, carissimo. Comunque, va bene, bisogna essere originali, bisogna sapere inventarsi anche i contenuti. Ma ora ti chiederò, ma tu che consiglio daresti al pubblico che ci sta guardando, se volesse, qualcuno di loro volesse appunto iniziare una carriera su YouTube e magari provare anche a farla come una carriera seria, proprio per andare a farlo come lavoro? Allora ragazzi, vi racconto un segreto, un segreto che io ho capito nel tempo, ovviamente non dito a nessuno perché deve essere un segreto tra me Azz. E te che stai ascoltando, anche le Fizz. Forse qualcuno ve l'ha già detto, non lo so, bisogna essere molto costanti, ma soprattutto, raga, una cosa che non molti sanno è che devi sempre rimanere col, tra virgolette, sorriso sulle labbra, ecco, non è che devi stare lì tutto moscio, lì non c'ha senso, cioè lì uno viene in live e dice ma scusami, ma, esatto, ma cosa le fai a fare le live se devi stare così moscio? Esatto, sì, devi portare, tu dici bisogna portare sempre positività in quello che si fa, perché alla fine uno ti guarda perché vuole passare bene il suo tempo, non per deprimersi fondamentalmente. Anche se in verità non proprio tutti fanno questo lavoro qua, perché magari c'è gente su, non lo so, sul sito Viola, su, anche su YouTube, non lo so, su YouTube un po' meno, ecco. Esatto, sì, su YouTube un po' meno. Proprio il suo tipo di intrattenimento, ecco, per esempio stare così da musone. Sì, sì, magari su YouTube questa cosa non va come però su Twitch, come dice lei. Anzi, direi che praticamente su YouTube probabilmente non va proprio, cioè su YouTube io tutti quelli che vedo devono sempre comunque essere sorridenti, cercare di portare positività, che comunque non è mai facile, anche perché molti non ne parlano, ma tutti noi siamo, tutti noi content creator, definiamoci così, signore, definiamoci content creator, abbiamo delle vite oltre a YouTube e non sempre magari vanno per il verso giusto, magari anche noi abbiamo i nostri problemi e tutto, però ovviamente in live non devi lasciarli trasparire, devi essere sempre appunto positivo. Questo qua però sì, funziona su YouTube, ma anche sul sito Viola, anche se magari assolutamente sul sito. No, raga, cioè io vedo che magari qualche volta quando navigo, che vedo i miei streamer preferiti, vedo che magari qualcuno, qualche loro amico così, hanno proprio quella specie di positività lì, come quella specie di di intrattenimento, non so come chiamarlo, ecco. Assolutamente, beh sì, comunque è una cosa che bisogna assolutamente mantenere. Per andare avanti nel nostro talk show, questa partita mia sta durando perfettamente, direi. Un altro degli argomenti sulla quale volevo andare a trattare è un po', e questa è una cosa un po' più personale però, attenzione, è una cosa più tua personale, quindi dovrai essere sincero, ma se invece pensi che sia una domanda, tra virgolette domanda, un argomento troppo scomodo, puoi anche dirmi guarda, facciamo altro, va bene? Vai. Allora, l'argomento sarebbe: cosa ne pensi tu della community di YouTube, quindi cosa ne pensi della community di YouTube, e soprattutto quali sono secondo te alcuni dei content creator che veramente si meritano il loro successo e quelli magari che invece un po' dici boh sì, ci sta che sono lì, però magari dovrebbero avere qualche spec in meno, qualche views in meno. Allora, in verità questo qua è un argomento molto molto complesso, perché se tu pensi community di Fortnite di YouTube, oppure tipo community di YouTube... Ok, proprio... ok, se io intendo proprio la community di YouTube che porta Fortnite. Allora, in verità, chi ha i numeri che è in questo momento ha, probabilmente se li merita, vuol dire che se li merita. Ma attenzione, perché c'è molta gente, anzi diciamo quasi tutti, magari un bel 85%, ecco,
di persone che sono cresciute grazie magari a un loro amico, magari grazie a robe del genere, capito? Vero, vero. E praticamente io queste cose qua non mi piacciono molto, anche perché, cioè, mi sono già state in verità chieste, tipo collaborazioni, ecco, faccio caso a youtuber anche un bel po' più grandi, ecco, comunque un bel po' di tempo fa. E allora io ho detto no, perché comunque, cioè, secondo me è brutto crescere con gli iscritti degli altri. Ok, tu vuoi crescere con le tue forze, quindi è una cosa molto nobile, Paolo, è una cosa molto molto nobile. Oh no, c'è gente da lei, signore, atterrato. Grazie. Beh, per la chi rubata. Te l'hai rifatto tu, ma vabbè, dai, oh, fa niente. Shh. Dov'è che è quel suo... beh, dai, mi faccio perdonare, vai, prenditelo. Ti do uno di queste due armi viola. Allora dai, io mi piglio lo scar e lei si prenda tranquillamente il pompa. Beh, comunque è una cosa nobile che non tutti farebbero, perché come dice lei, molta gente è famosa perché è amica di... Se posso rispondere io alla mia stessa domanda, cioè al mio stesso argomento, gli dirò che secondo me c'è molta gente che non si merita i numeri che ha. Ma perché? A me è sempre stato sul... diciamo, mai troppo a genio mi sono andate. Mi sa che io ce l'ho sulle penne qua. E anch'io sì, perché questo qua mi ha proprio... uno non scilla. Oh no. Oh no, signor Powa, non possiamo morire assolutamente adesso. Venga su, venga su. Ok, subo questo. Oh no. Oh no. Non ha capito. Non neanche io ho capito, sì. Io non c'ho molta vita, guardi, glielo dico subito. Mi faccio fare questo shieldino e arrivo. Vada, vada, vada. Ok, me lo son fatto. Venga qua, venga qua, venga qua. Oh, ah, oh sì, non mi resettava. Oh mio Dio, non mi resettava la build come prima. Aspetta che qua c'è questo qua. Andiamo, 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 signore. Bussola, qua c'è un buco. Niente. Io sono fuori safe. Io c'ho le bouncer. Ma lei c'ha un nemico. Ok, ok, siamo still alive. Ci siamo. Questo qua dovrà uscire da dietro, quindi a meno che non l'abbia ucciso lei. E no, infatti. Eh no, niente, niente, sono due. Diamine. Oh, no. No, Dio, un contro l'albero. Oh no, io sono sopra l'albero. Oh no, cavo. Vabbè. Mi spammai e ti spalco con questo. Se hai un altro shieldino... Ce l'ho volentieri, guardi. Glielo do volentieri. Comunque io stavo cercando di finire di raccontare, prima che questa brutta gente ci iniziasse a pushare, che appunto, secondo me, c'è molta gente in questo momento su YouTube che non si merita proprio a pieno i numeri che ha. Guardi, potrei anche fare i nomi, però magari evitiamo anche un po' di fare flame. Però ce ne sono, perché io, a me, devo dire che a me non dà proprio genio la gente che... Non so se anche per lei è così, Però a me proprio non dà genio la gente che fa cose, diciamo, fake, no? Come ad esempio, oh mio Dio, è uscita questa skin nello shop e poi non è vero. Magari distinguiamo la gente che fa... Oh no, altra gente qua. Sono tornati più forti di prima. Oh no, questo è stato... niente. Cazzo, quel pompa lì veramente scassazzi. Oh no, ma lei è tipo troppo forte. Oh cavolo, troppo, toglie troppo. No, non ci arriverò, vabbè. Io sono morto, signor Powa, è tutto nelle sue mani. Ah, sì, senza shield, senza niente però. Diamine, ce la può fare, è uno contro due. Ce la può fare. Potrebbe anche far vincere la prima partita del talk show. Comunque, come stavo dicendo, c'è gente che veramente porta dei contenuti proprio fake, non organizzati come può essere uno scherzo, che magari se non viene organizzato non viene come speri, no? Proprio contenuti fake, quelli non mi piacciono, non mi vanno a genio. E su questo devo dire certe cose, perché allora ovviamente se un qualcosa magari è fake, comunque non è vera, ecco, viene comunque portata nel modo dello youtuber, quindi in ogni caso, anche se fosse fake, viene portata in un modo che magari lo youtuber fa piacere, anche se magari non è fake, tipo questo discorso, no? Sì. E ovviamente se una roba è fake non penso che possa piacere più di tanto, ma magari lo youtuber lo fa piacere in quel modo, magari lo youtuber lo trasforma. No, esatto, esatto. No, ma infatti, guardi, io stavo proprio parlando del fatto che c'è gente che prende... Allora, secondo me... Oh, mamma mia. Secondo me bisogna distinguere il fatto da fake e organizzato, nel senso, appunto, un video organizzato come può essere uno scherzo, che è palesemente fake, nel senso che è palesemente... niente, non era fattibile. Vabbè. Che è palesemente uno scherzo che è organizzato, ci sta. È quando uno porta contenuti fake di news, robe del genere, per fare il titolo, che secondo me è sbagliato di per sé, perché non ha senso, diciamo, ecco. Quello proprio a me non va di genio. Ma guardi, secondo me certi youtuber, magari qualcuno, ecco, si ispira magari anche al metodo che fa
che fanno i giornalisti. Per esempio, i giornalisti cosa fanno? Cioè, loro prendono una notizia che magari è, ha un senso tipo di vero, magari non proprio tutta vera, ha un senso vero, e poi fanno un proprio trasformano la notizia da magari da vera, sì, aggiungo delle robe che magari possono fare click, ecco, però magari con quelle robe che non sono vere hanno un fondo di verità, e quindi alla fine si arriva sempre, diciamo, alla verità, una parte di verità, ecco, magari non tutta, sì, però comunque magari qualcuno si riesce anche a parare, tra virgolette, ecco, sì, sì, detto, sì, a parare il sederino in quel modo lì. Effettivamente potrebbe essere questo. Comunque c'è, sta di fatto che bisogna stare attenti anche a quello che si sente, prenderlo un po' con le pinze. Comunque, signor Powa, io la ringrazio. Il primo episodio del Talk Show by Refiz è terminato qui, signori. Ringraziamo il nostro ospite, vi ricordo che il suo canale lo potete trovare in descrizione, nella chiocciolina, quindi mi raccomando, andatelo a supportare anche a lui. Io vi ricordo 100 like per questo video un po' particolare. Detto questo, signor Powa, può salutare lei? Ragazzi, vi saluto, mi raccomando, sempre codice Refiz con 2 Z. Esattamente, grazie signor Powa. Noi ci becchiamo al prossimo video, quando il vostro Refizzone è tutto. Bella ragazzuoli!